siamo qua con signor Guidetti Giuliano, possiamo darci del tuo anche, sì, vero, tra certo, pescatori, certo, tutti uguali siamo, certo, certo, che è il direttore del museo di Reggio Emilia di articoli da pesca. Mi hai raccontato una bellissima storia che ti è nata la passione. Dilla anche sì, ai bambini a casa e agli adulti. Sì, quando ho compiuto 20 anni, quindi 46 anni fa, mi è stata regalata una canna antica da pesca, molto bella. Era una canna Vittoriano Nardi del 1830, ma ahimè era senza mulinello. Mi ha regalato solo la canna, così, perché un pescatore anziano che era morto me l'aveva lasciata in eredità. Così ho cominciato a cercare un mulinello antico adatto alla canna per poi metterla così sul muro, appenderla come bellezza. Non era facile, in Italia non si trovavano questi mulinelli. Ho dovuto fare un viaggio in Inghilterra a cercare mulinelli antichi, poi ho trovato libri antichi che parlavano di queste cose e di lì mi è nata la passione. Mi sono trovato con 7-8 mulinelli sul tavolo, ho visto che erano bellissimi, li ho messi dentro una vetrinetta e di lì è partita. Mi è scattata la molla, mi sono trovato con oltre 3.000 mulinelli. Addirittura? Mi sono trovato con oltre 3.000 mulinelli, poi ho ridotto il numero dei mulinelli tenendo i pezzi più antichi, più belli, più importanti come marche e come età. Ho fatto una scelta, oggi ne posseggo un migliaio, ma oltre 4.500 pezzi antichi da pesca, che sono tutte le altre cose, antichi ami, antichi gabbiette per gli insetti, antichi, tutto quello che è antico che va intorno alla pesca, tipi di fili antichi che si usavano, gli stivali, tutte le cose antiche che esistevano da 4.000 anni fa ad oggi. Addirittura qua ci sono ami che hanno 2.000 anni, quelli che sono dentro quelle vetrine. E infatti quello che noi parliamo sempre di big fish, qua parliamo di big antichità, per cui il pezzo più antico che piace sentire a casa, che qual è il pezzo più antico? Sì, ma qui ci sono, allora, ho dei pezzi, diciamo, ho degli ami che hanno 4.000 anni che ho dentro una valigia qua, che le devo portare, che deve venire una persona a vedere, una persona esperta. Sono in bronzo, quelli lì sono ami romani circa dell'anno 0 o fino al 200-300 dopo Cristo. Quel tipo di ami costruiti che sono dentro le vetrine, quelli lì. E una domandina, Giuliano, sì, scusa, dove si trovano questi ami di solito? In scavi? Questo è un segreto. Questo è un segreto. Queste cose mi piacciono. Le diciamo tra amici, ce le diciamo sottovoce quando non c'è nessuno. Sei proprio un pescatore. Poi i mulinelli antichi invece vado dalla metà del Settecento fino a metà dell'Ottocento, con i primi prototipi, con i primi sistemi di pesca, i primi avvolgitori per le lenze, che non erano logicamente il filo di nylon, ma era il budello animale, o poi è stato usato la crine di cavallo intrecciato, di cavallo e non di cavalla, questo è sempre una cosa strana, ma la cavalla pisce sul crine e quindi lo rovina, quindi non è più resistente. Sì, sono tutte quelle malizie, tutte quelle cose che nascono. Però vedo un bellissimo libro qua, chi l'ha fatto il libro? Abbiamo fatto diversi libri per il collezionismo, dove si parla di canne antiche e di mulinelli antichi. Siamo in due amici, il mio amico è esperto di canne, io sono esperto di mulinelli, e qui c'è di queste fotografie, delle fotografie che c'è su questo libro qua, l'unica persona vivente ancora sono io. Gli altri sono tutti, qui si parla del passato, si parla dell'antichità, insomma. Abbiamo fatto dei libri per chi non conosce, scritti in italiano, siccome che non c'è nessun libro antico italiano che parli della pesca, del mulinelli, della nostra storia italiana, che è molto importante, le nostre aziende, li abbiamo fatti noi. Un'ultima domanda, per far arrivare i nostri amici a casa, al vostro museo, via indirizzo, sito internet? Sì, abbiamo tutto. Abbiamo tutto, se vuoi leggerlo tu. A San Polo d'Enza, Reggio Emilia, via Mole 5/2. Qui troverete il museo di arte, possiamo chiamarla, perché questa è un'arte, la pesca, giusto Giuliano?
E, o se no potete contattare e chiedere informazioni a giulianoguidetti@alice.it. Certo. Giuliano, io ti ringrazio, sei stato molto gentile. E cosa vuoi dire ai bambini a casa? Grazie, beh, insomma, interessatevi alle cose antiche, perché da lì si impara tutto, le malizie, si impara. L'uomo ha inventato tutto pur di poter mangiare o carne o pesce o cacciare o pescare, quindi per sopravvivere, per capire quale astuzia abbia usato l'uomo, perché i primi anni da pesca si parla fossero di legno, poi in osso, poi avanti con così. Tutte le altre cose, insomma avanti così. I bambini dovrebbero conoscere la vita passata anche per affrontare bene il futuro. Ti ringrazio Giuliano, con questa bellissima frase andiamo avanti per la fiera e ti saluto, sei stato molto gentile. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.